Il ministro Fioramonti si dimette lamentando la mancanza di fondi. Per tutta risposta, Conte non trova i fondi, ma al posto di un ministro ne nomina due. È la fotografia di un governo che non ha risposte da dare all'Italia e serve solo a pagare gli stipendi a quelli che lo compongono. Deve andare a casa.